Ciao ragazzi, dunque, continuando la nostra cronistoria attraverso l'anno 2014, eravamo rimasti nel mese di luglio con l'uscita di Sea Sagitta e di Omega, e come vi dissi in quel video non fu l'unico Meet ad essere rilasciato, in quanto ci fu anche l'avvento del penultimo Gold Saint, ovvero Aldebaran del Toro. C'è da dire che anche questo Meet già era stato recensito e la sua recensione era già presente sul canale, però, come vi dissi anche nel video di Sion dell'Ariete, queste recensioni io le postai proprio quando ho aperto questo canale, quindi per iniziare a mettere un po' di materiale nel canale stesso, scelsi alcune recensioni. Ora, andandole a riguardare, mi sono reso conto che alcune, come vi dissi appunto, presentano problemi di sincronizzazione tra audio e video, anche se poi i video originali che io ho sono perfetti. Però su YouTube invece hanno presentato questi problemi. Altre recensioni diciamo che forse meritavano di essere veramente rivisitate. Poi devo dire anche che io sono una persona a cui piace postare o comunque creare il proprio lavoro seguendo una schematica ben precisa. Di conseguenza, ecco, ho preferito registrare da capo a capo anche tutte le altre uscite arrivate successivamente anche a quella di Toro, per avere ecco un filone unico e quindi delle impostazioni uniche per tutte le video recensioni. Dunque, detto questo, ovviamente lo dico adesso così non dovrò ripeterlo poi negli altri video. Dedichiamoci adesso ad analizzare insieme questo bellissimo Meet X di Aldebaran. Andiamo ad aprire insieme questo Pandora Box e noi come sempre ci vediamo alla fine della recensione. Prego! Anche il grosso Pandora Box del Toro. All'interno troviamo tre blister anche per questo Meet. Ovviamente questo è il primo, dentro al quale troviamo il corpo di Aldebaran, anche in questo caso privo dei suoi piedi, infatti li vediamo qui e qui lateralmente. Stessa cosa già avvenne anni fa con l'uscita del Meet classico di questo personaggio. Stessa cosa avuta anche poi con il Meet classico di Thor di Asgard, dove lì addirittura piegarono le gambe all'interno del blister, tutto questo per non alzare o allungare di più un po' il blister sulla parte bassa, e quindi hanno scelto di separare questi pezzi. Abbiamo i coprispalla qui, abbiamo gli avambracci, i bracciali, i copricoscia, le ginocchiere, gli schieni, e lateralmente qui possiamo vedere i volti extra di Aldebaran. Nel secondo blister invece troviamo l'elmo, qui abbiamo il corno spezzato. Abbiamo il busto superiore in metallo con la pettorina grande, qui abbiamo la pettorina piccola per le pose dinamiche, il gonnellino, il busto inferiore in plastica, l'intera struttura del totem con relativa coda, e qui abbiamo poi le due braccia extra per permettere al Meet di poter assumere la posa appunto con le braccia conserte. Nel terzo e ultimo blister abbiamo 5 paia di mani, 2 paia di placchette per i dorsi delle mani. Abbiamo il mantello e la parte del retro del busto superiore in metallo da utilizzare laddove si dovesse scegliere di non utilizzare appunto il mantello. Pezzo che ovviamente serve perché va a chiudere e a bloccare il busto dell'armatura al corpo stesso di Aldebaran. We'll be right back.
insieme ad analizzare anche questo ennesimo totem della linea X. Dunque, andiamo a vedere però prima dove che vanno montati tutti i pezzi, prima di passare poi ai commenti, no? Dunque, anche questa struttura del toro andrà smontata pezzo pezzo prima di iniziare ad inserire qualsiasi componente dell'armatura sullo stesso totem. Quindi i primi passaggi da fare più o meno sono questi, ovvero qui a metà del corpo abbiamo il busto inferiore in plastica. Prima di inserire questo però andranno inserite anche le placchette per i dorsi delle mani. Poi bisognerà inserire il busto inferiore in plastica, il busto superiore in metallo che vediamo qui, sotto al quale ovviamente andrà montata anche la placchetta che va a chiudere il busto al corpo del totem per bloccare tutto. Abbiamo a seguire poi la cintura. Qui abbiamo uno dei due coprispalla, qui la coda. Sulla parte alta della schiena si andrà ad inserire un pezzo in plastica che fa parte sempre della struttura del totem, per poter inserire poi l'altro coprispalla e la pettorina. Ovviamente sulla testa abbiamo l'elmo, sulle zampe anteriori abbiamo avambraccio e bracciali, sulle zampe posteriori abbiamo copricoscia, ginocchiere e schinieri. Passando adesso ai commenti per quanto riguarda questo totem, come vi dicevo poc'anzi, dunque, premesso il fatto che anche l'armatura del toro non rientra proprio tra le mie armature preferite, però è indubbio il fatto che qui abbiamo veramente una bellissima rappresentazione del toro. Per quanto riguarda il totem in sé, abbiamo un totem abbastanza grande, infatti mi occupa tutta la circonferenza della base girevole sotto. Non è grande tanto quanto quello là nella sua versione divina, ma comunque tra le 12 armature d'oro tradizionali, X risulta tra i più grandi. Per quanto riguarda la fase di montaggio, una fase di montaggio abbastanza facile, non abbiamo più il problema dell'inserimento delle zampe al corpo, come magari succedeva col MIT della linea classica, e ogni pezzo comunque si incastra bene e resta fermo al proprio posto. Essendo in plastica ovviamente tutta la struttura del totem, ma l'armatura invece è composta prevalentemente da metallo, ecco, questo va ad appesantire ovviamente anche proprio tutto il totem. Quindi durante la fase di movimentazione di questo stesso totem, ovvero spostandolo da un luogo all'altro, fate attenzione affinché non si divida per metà, in quanto il corpo è diviso ovviamente in due parti. La stabilità c'è ovviamente, insomma ragazzi, nonostante, ripeto, questa armatura non è mai rientrata tra le mie armature preferite, però comunque questo totem mi piace, anche quello là della linea classica ovviamente, ma questo essendo un X lo preferisco decisamente di più, e preferisco questo totem anche più di quello divino. Detto questo, promuovendo totalmente e pienamente anche questo totem, direi che possiamo passare adesso ad analizzare il MIT di Aldebaran. Passando adesso ad analizzare Aldebaran in armatura, dunque
Che cosa c'è da dire, ragazzi? Io salterei tutti i convenevoli perché questo mito, quando venne rilasciato, e soprattutto poi ogni collezionista ricevuta la propria copia, ne restò meravigliato. Io ne restai veramente meravigliato della bellezza, della perfezione e della qualità di questo prodotto. E in effetti, arrivato come penultimo gold, ci si sarebbe aspettato anche la stessa qualità, la stessa bellezza. Anche sull'ultimo gold che era Aquarius, invece poi così non fu, ma questa è un'altra storia. Dunque, per quanto riguarda questo mit, ecco, non c'è da dire più di tanto perché, ripeto, è un mit veramente perfetto, ma anche la fedeltà con l'anime, sia per quanto riguarda la serie Ade da un lato, sia per quanto riguarda la serie classica da un altro lato, però comunque la somiglianza con il vero Aldone c'è tutta. Ciò che lo differenzia tra le due saghe ovviamente è la capigliatura, perché nella serie classica lo vediamo con una capigliatura corta, e ciò lo possiamo notare quando questo personaggio venne attaccato poi da Mizar e Alcor, quindi poi Castalia gli fece visita, lo vediamo tutto bendato, fasciato, con i capelli corti, ma anche quando lo stesso Mizar con Alcor lo aggredirono, lei lo mandò in frantumi e lì venne fuori una capigliatura corta. Quindi con i capelli lunghi lo vediamo unicamente nella serie Ade, però se consideriamo che anche la versione classica di questo mit ha la capigliatura lunga, allora c'è da pensare che forse nel manga è proprio così che è disegnato. Anche se sulla confezione del mit classico non ricordo se il logo Senseiya è seguito poi anche dalla dicitura capitolo santuario, non ricordo. Ovviamente Senseiya Ade capitolo santuario. Comunque, fatto resta che per me questo mit è veramente straniuscito, quindi per me fedeltà serie classica Ade 100-100. Passando adesso all'armatura, anche qui non c'è veramente nulla da dire, l'armatura calza bene perché i pezzi sono molto grossi, quindi non abbiamo pezzi lenti. Ho effettuato ovviamente la sostituzione delle braccia, togliendo quelle del mit e inserendo queste che sono in plastica. Tutte in plastica, anche l'armatura ovviamente, e non si nota per la differenza tra la plastica e il metallo poi degli altri componenti di questa armatura. Le uniche cose che vanno montate su queste braccia sono le placchette per i dorsi delle mani, dopodiché niente più. Bisogna ovviamente effettuare anche la sostituzione della pettorina prima di inserire le mani, quindi togliendo quella grande, utilizzando questa piccola per poter stringere di più le braccia. E ultima cosa, io ho anche effettuato la sostituzione del corno, quindi utilizzando poi questo qua spezzato. Per quanto riguarda tutto il resto, non ho nulla da segnalare, veramente belli, anche i coprispalla, pur essendo grandi, ma anche quelli del mit della linea classica lo sono, come forse vi ho detto nello step precedente, però calzano perfettamente su questo mit e mi piace tantissimo. Passando alla parte bassa abbiamo tre pezzi per gamba, quindi copricoscia, ginocchiere e schinieri. Devo dire che su questo mit sia i copricoscia che gli schinieri sono un po' lenti, no? Quindi tendono a scendere. Però se consideriamo che sono pezzi grossi e soprattutto in metallo e hanno un loro peso, diciamo che su questo mit, ecco, questo dettaglio può essere anche giustificato. I piedi anche sono fedelissimi alla controparte animata, dunque ragazzi. Ottimi dettagli anche questi componenti che vanno a coprire e a proteggere gli arti di Aldone. E avviandoci verso la fine di questa recensione dedicata al nostro custode della seconda casa, dunque, per quanto riguarda la stabilità e la posabilità, dettagli questi che sorvolerei, perché stiamo parlando comunque di un mit della linea Ex, quindi la stazza di questo mit non è assolutamente un impedimento né per la posabilità né per la stabilità, anzi la stabilità c'è tutta perché essendo più grosso è anche più pesante. E ripeto, il fatto che sia più grosso, quindi più grande, non impedisce a questo mit una buonissima posabilità sia con le braccia che con le gambe. Quindi ragazzi, fattori questi, ripeto, analizzati più volte e diamo per scontato che sono buoni perché appunto parliamo di un mit della linea X. Per quanto riguarda invece la colorazione di questa armatura, devo dire che ha una buona percentuale di colore arancio, quindi io lo definisco oro rosso che ci sta di più, quindi non è proprio fedele alla saga di Ade.
ma anche il Meat di Fish comunque, sempre quello Cold Ex, ha questa colorazione di un arancio molto carico e anche quello non è fedele alla colorazione che vediamo nella saga di Hades, perché lì tutte le armature d'oro assumono una colorazione di oro giallo. Quindi queste due armature mi piacciono tantissimo, ovviamente mi riferisco anche a quella di Fish, proprio perché la loro colorazione me li accosta di più alla serie classica, che comunque è sempre al primo posto, almeno nel mio cuore. Ultima cosa, per quanto riguarda l'altezza, come possiamo ben vedere, io ho affiancato anche Pegasus Meat della linea classica, che è alto 15 cm, mentre invece Aldebaran, nonostante questa posa, quindi questa postura, che lo porta un po' all'indietro, quindi a curvarsi all'indietro, lo supera tantissimo in altezza, poiché parliamo di un Meat alto 19-20 cm. Io, ragazzi, veramente non ho nient'altro da aggiungere. Ovviamente un Meat per me è riuscitissimo da tenere comunque nella propria collezione. Lo consiglio ad occhi chiusi, pur non essendo, ripeto, un fan né un amante di questo segno zodiacale. Ovviamente io ho optato per questo volto perché mi piace tantissimo e ovviamente ho optato anche per le braccia conserte, perché con il classico, come forse vi dicevo pure prima, è possibile riuscire a ricreare più o meno questa posa, ma con questo Meat è tutta un'altra storia. Dunque, prima di concludere definitivamente, vi ricordo gli extra che troviamo in questa confezione, ovvero 2 set di placchette per i dorsi delle mani, 5 paia di mani, abbiamo una doppia pettorina più piccola che quella utilizzata in questo momento, quindi questa, per le pose di Nanke, e abbiamo poi 4 volti extra, oltre quello statico già presente sul Meat, quindi abbiamo 5 volti, quindi abbiamo ovviamente quello statico, abbiamo quello oscurato, quindi con metà volto oscurato, quello con gli occhi chiusi, quello urlante e questo sorridente. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, vado a sistemare anche questi 2 Meat in vetrina e come sempre vi rimando all'ultima parte. E dunque, ragazzi, eccoci qui. Anche Aldebaran è stato posizionato in vetrina. Credo veramente che non ci sia null'altro da aggiungere per quanto riguarda questo Meat, perché io lo trovo veramente perfetto, mi è piaciuto tantissimo, quindi uno tra i migliori Gold Ex rilasciati. Forse l'unica cosa che avrebbero potuto aggiungere a questa confezione era una cavigliatura corta, per chi magari desidera voler esporre questo Meat senza elmo e quindi non volendo utilizzare la capigliatura lunga che invece vediamo nella serie Hades. Quindi per chi magari è più affezionato alla figura di Aldebarano della serie classica, con una capigliatura corta ci poteva anche stare. Ultima cosa, non ricordo se l'ho citata mentre vi elencavo gli extra di questa confezione, il mantello. Ovviamente anche questo Meat è fornito di mantello. Un mantello un po' corto però per una stazza così, così imponente di questo Meat, quindi probabilmente è lo stesso mantello, quindi ha la stessa lunghezza di tutti gli altri mantelli degli Ex Gold, probabilmente andava un po' allungato questo, però comunque è presente. Dunque, ragazzi, siamo arrivati alla fine, grazie per aver seguito anche questo video, come sempre vi aspetto poi nel prossimo, così continuiamo ancora con la cronistoria di questo anno 2014 e nulla, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se siete nuovi o nuove. Detto questo vi saluto e nulla, alla prossima, ciao!